Mio figlio rischia crisi epilettiche in ipoglicemia, ma la regione toscana gli nega il sensore CGM. Sono sul sito D&B Italia che ha pubblicato la lettera di una mamma che racconta la sua difficoltà, impossibilità di poter dotare il proprio figlio con un sensore CGM in Toscana. È qualcosa molto simile a quello che al dramma che vivono centinaia di famiglie in Italia. E leggo questa lettera, anzi la faccio leggere dal computer perché io essendo dislessico per riuscire a leggere faccio questo, sottolineo il testo che voglio leggere e lo faccio leggere. La leggiamo insieme. Il paradosso tutto italiano, stesso stato, stessa patologia, diritti diversi. Ci è arrivata la lettera di MD, la mamma di un ragazzo affetto da diabete che scrive in merito alla disparità legalizzata contro la quale ci battiamo da tempo. D&B Italia, con l'aiuto di decine e migliaia di persone che hanno firmato la petizione, ha portato la questione dei sensori glicemici in Senato. Speriamo che le parole di questa mamma echeggino nelle sedi opportune. Sono la mamma di un ragazzo con diabete da ormai 18 anni. L'esordio del diabete sconvolge completamente la vita di una famiglia e da un momento all'altro tutto cambia. Nonostante ciò scatta qualcosa e la vita continua, anzi, si cerca di fare il possibile perché si possa continuare a fare quello che si è sempre fatto, senza limitazioni. Certo, i fedeli compagni diventano gli aghi, i pungidito, le penne, il glucagone, tanta, tanta tenacia, organizzazione, pazienza. Mio figlio ha sempre fatto tutto ciò che ha voluto fare, è andato ai compleanni, alle gite scolastiche, fa tanto sport, va in discoteca, ha la patente. Certamente non è facile e viene spesso da chiedersi perché, ma si va avanti. In questo momento sono molto amareggiata perché mi sembra che non si faccia il massimo per migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi. A luglio scorso, Mattia ha provato il Dexcom G5, uno strumento a monitoraggio continuo, non legato ad un microinfusore. Questo strumento si è rivelato molto accurato nei risultati e in grado di dare allarmi per le ipo e per le iper. Questa caratteristica è fondamentale per Mattia perché le sue ipo possono sfociare in epilessia. Purtroppo al momento il Dexcom G5 non è riconosciuto dalla regione toscana, mentre viene ampiamente utilizzato in varie regioni italiane. La nostra regione ha prescritto a molti pazienti un altro strumento, il Libre, che però non dà il segnale di ipo e quindi ha delle limitazioni importanti. Sembrava essere vicini ad una svolta per iniziare il percorso verificato del Dexcom, invece al momento è tutto fermo. Mi chiedo quali sono le difficoltà, perché non impegnarsi per poter utilizzare uno strumento che potrebbe mettere in sicurezza tante persone? Di una cosa sono certa, Mattia non avrà il Dexcom G5 perché la regione toscana ha fatto scelte diverse. Ma io di sicuro non mi fermo perché i nostri ragazzi hanno diritto ad una sempre migliore qualità della vita alla quale deve pensare la famiglia, ma anche tutte quelle persone che hanno il potere di assumersi responsabilità importanti e decisioni che solo loro possono prendere. Pian di Sco, 5 marzo 2018. Nota D&B Italia. Tra le nostre missioni vi è anche quella di creare e proporre soluzioni alternative e non ufficiali, come per esempio dotare di allarmi freestyle libre. Ma queste soluzioni sono solo un ripiego sperimentale ai sistemi ufficiali, che restano ovviamente più affidabili poiché certificati. E questo ci porta a pubblicare e accogliere anche lettere come questa, perché il diabete è prima di tutto il paziente e il suo benessere. Va bene, chiaramente mi sento molto vicino a questo ragazzo, alla mamma di questo ragazzo che abbiamo vissuto anche noi, difficoltà per poter accedere al sensore e posso certificare che il sensore ti cambia la vita e dovrebbe essere proprio la base. Poi dopo se uno lo rifiuta, sì, però dovrebbe avere la possibilità di avere un sensore, dovrebbe essere la base per poter affrontare questa malattia terribile, che è il diabete di tipo 1, che realmente ti sconvolge la vita. Un abbraccio a questa mamma e vi lascio il link della pagina dalla quale ho preso l'articolo, così che possiate andare anche voi, leggere, commentare e vederla direttamente sul sito internet. Un saluto a tutti, ciao ciao.